Allora Roberto, parliamo un po' delle tue, invece, le tue esperienze dietro il palcoscenico. Tu sei sempre davanti al palco, sei sempre un po' lo Ma ogni tanto frontman, sotto, ogni dipende, tanto ti metti certo. sotto. Ma abbiamo visto adesso su Netflix questo film, Sì, questo cartone animato, questa. esatto. 12 anni, quasi 13, collaboro con prima Chorus Line, adesso Ermavilo, che è diciamo una realtà leader nel settore del doppiaggio cantato e non solo, ma soprattutto diciamo musicale cantato di Disney. Quindi che loro sono di Roma, tutti i film e i cartoni animati più importanti degli ultimi 30 anni li hanno doppiati loro. Robby, ascolta, ma fanno dei provini o solo per il fatto che tu collabori con loro hanno cercato te? O Ma come no, funziona? allora, Cercano delle voci particolari, quindi. io collaboro con loro dal 2010 circa perché avevano bisogno di una voce per una fiction che si chiamava I'm in the Band, che è una cosa molto divertente, praticamente un ragazzino di 15 anni, quindi non un cartone animato ma attori veri, un ragazzino di 15 anni appassionato di una determinata band heavy metal. Questa band heavy metal ormai sul viale del tramonto praticamente finisce che va a vivere a casa di questo ragazzino, quindi molto divertente. Io doppiavo la parte cantata del cantante appunto di questa Quindi fai solo fiction. doppiaggi cantati, non Cantati, fai cantati. Per doppiaggi anche i di. parlati ci vogliono gli attori, ci vogliono quelli Non veri. si Ma riesce. Io ho provato una volta per divertimento, ragazzi. no, no, lì Sembra facile, ma non lo è. no. Intanto ci vuole una perfetta scuola di dizione. Devi essere un attore, devi essere un attore vero. Quindi sono rarissimi i doppiatori che cantano bene o i cantanti che doppiano bene in Italia. Sono rari, ma qualcuno c'è. E in questo caso vanno sempre alla ricerca di queste cose. Quindi io, collaborando con loro, ho fatto un sacco di cose. Nel 2012 mi hanno fatto fare la voce cantata del film dei Muppet, Sì, me lo ricordo, sì. del protagonista maschile, ovviamente. Poi mille sigle da Kung Fu Panda. Kung Fu Panda e le sue leggende. La sigla della serie, ma mille, adesso ce ne sono tre o quattro che girano, canzoni all'interno dei cartoni stessi, Phineas and Ferb, ma tantissimi, Quanti ne hai tantissimi, fatti, Roby? tanti, non ho veramente perso il conto perché canzoni probabilmente all'interno dei cartoni, incluse le sigle, più di un centinaio, quindi è una cosa molto bella. Però ovviamente, come dicevi tu, loro fanno una selezione, ma non per loro stessi, loro individuano le Sì, voci. perché deve essere simile almeno un po' alla voce di quando parla, perché Come non è che dicono posso loro, fare. deve matchare, deve essere simile, ma loro hanno ovviamente tanti cantanti a loro disposizione, io sono uno di questi. Quando arrivano le produzioni grandi, per i solisti fanno dei provini, cioè non è che fanno i provini a noi, loro sanno che noi in teoria andremo anche bene, però l'ultima parola spetta ai produttori inglesi o americani, quindi mandano un piccolo provino e poi scelgono loro. In questo caso hanno scelto gli autori originali, i produttori originali, hanno scelto me per la parte Di che origine è discografica. questo film? È Se non americano? erro americano, sì. Sì. E come funziona una giornata di registrazione? Come tutte le Cioè, è una altre cosa molto registrazioni. semplice o è difficile? Cioè, è Allora, complessa? Lasciamo perdere la prestazione artistica, che non stiamo qua a discuterla. vocalmente, allora non è, in effetti è diverso. In effetti è diverso perché non è Non è vado come in studio. registrare una canzone, perché devi andare dietro al No, labiale sì, anche un esatto. minimo del. Devi andare No, senza dietro, un minimo, devi farlo assolutamente, tu devi bene. andare dietro al labiale. Ma devi anche adattare la tua voce a ciò che è la richiesta del personaggio, cioè non canti come canti tu di solito, canti come è giusto che quel personaggio canti, quindi in un certo senso Sì, se è reciti e canti una vecchio, come parte. nel caso Sì, di. cerchi di fare in modo che non sia, cioè non è, da quel punto di vista non è banale, non è semplicissimo, è un altro mondo, per quello loro hanno aperto una scuola, per far capire come si devono cantare certe cose, cioè. Ci sono tantissimi bravi cantanti che non fanno questa cosa. Ci possono essere dei cantanti un po' meno bravi che invece sono eccellenti in Eh questo, sì, però perché è un nella media mestiere dei a parte, cantanti. nel senso uno può essere anche in grado di Totalmente un farlo, mestiere però a parte. credo che sia Sì, un mestiere a parte, perché sì. una cosa è registrare il tuo brano
e tu lo canti. Lì devi seguire, cioè lì ti danno una cuffia per guardare mentre c'è il cartone animato. Sei come fossi in studio, normalmente davanti al tuo microfono con la cuffia, però c'è anche un maxi schermo dove che devi vedere cosa succede. Assolutamente, le immagini, e devi cercare di essere preciso. Quindi una frase che può sembrare banale, finché non è precisa con il labiale non va bene. Quindi è un lavoro che comunque è molto certosino, richiede tempo, richiede quante energia. Volte hai dovuto rifarle? Non mi ricordo, però diciamo che il film, ci vuole anche per un professionista un paio di giorni abbiamo fatto le cose cantate del film, in realtà. Cioè abbiamo cominciato il primo giorno dopo pranzo e abbiamo finito il giorno dopo pranzo, quindi non è tantissimo, però è un impegno. Cioè se tu consideri quanti minuti puoi cantare all'interno di un film del genere, quindi totale 5-6, due giorni, sì. Ci metti due giorni, perché non proprio perché tutto deve essere, cioè se ti scappa una nota in quel momento, un'inflessione che tu usi di solito per cantare un po' più rock, un po' più strano, non va bene, bandita, perché quindi non è banale, però è assolutamente molto creativo e molto divertente. Per quanti anni hai intenzione ancora di fare questi finché avventure? Amico mio, finché mi regge. Ma senti un po', Roby, invece qua, nel tuo ambiente quotidiano, ma sì, quanti allievi hai che segui? Quanti artisti, quanti futuri artisti? Ma qualcuno, devo dire la verità, qualcuno di veramente valido c'è. Poi ovviamente il canto è bello perché è un po' per tutti. Ciò che cerco di far capire su qui, questa è una situazione, la mia situazione dove insegno a Genova. Poi c'è un'altra situazione bellissima che è Ovada, che è una scuola civica, ma fra Ovada e Genova credo di avere all'incirca una 60 di allievi. E come fai, quella è una curiosità quasi mia personale, certo. Conoscendoti un po' da un pochino di anni, io mi chiedo come tu possa riuscire a fare tutto questo. Cioè, quindi tu, allora, cerchiamo di riassumere, insegni canto, certo, giusto? Okay. Certo. Poi fai l'artista tutto tondo, perché ti esibisci sul palcoscenico e non solo, non fai un genere solo, ma ti sei buttato in diversi generi musicali. Sì, okay? Sì. Quindi tu c'hai progetto, ecco, ad esempio, attualmente tu c'hai. Cominciamo a elencare i progetti che sono attivi in questo momento. Se parliamo di gruppi, purtroppo non c'è più, per ovvi motivi, la storia dei New Trolls, ed è una ferita ancora aperta nel cuore, però insomma lo è stato per tanti anni, e mando un pensiero, un saluto a Vittorio. Ancora in essere, ho sempre i Labyrinth, fra altri alti e bassi, noi continuiamo a fare le nostre cose, l'ultimo disco è uscito l'anno scorso. Poi ci sono gli Wonderwall, che sono i due ragazzi con cui si suonava con Ken Hensley. Intanto sono già tre, andiamo esatto. avanti. Esatto, sì. Poi ci sono i Mangalavalli, ma non stiamo facendo molto. È uscito il disco nel 2020, ora c'è in previsione di fare qualcosa nel 2023, quindi qualcosa faremo. Poi di altri gruppi, no, non ma sì, sì, ho collaborazioni con Paolo Siani e La Nuova Idea, ho con il mio tributo ai Police con cui mi diverto e facciamo volutamente poche serate, perché deve essere uno svago, cioè deve essere un divertimento, con Marco Barusso e Guido Carli, poi mi dimentico sicuramente qualcosa, però ci sono queste cose, c'è appunto il discorso del doppiaggio, cantato, c'è il discorso... Quello dove lo fai? Dove devi andare? Giù a Roma? A Roma, sì, loro sono quindi, a Roma. La Norvegia, sì. L'Italia, sì. Poi Genova, Roma... Sei sempre in giro, come fai a seguire? Ecco, quello che... corista per l'Italia. Scusa, me l'ho dimenticato. No, quello. Sì, poi sì. Ci sono novità per il prossimo anno, sarò corista di un'altra situazione importante, di un artista importante, ma non posso ancora dirlo, ma una cosa molto bella, prestigiosa, di un grande artista italiano. Ma non ti annoi un po' questa vita monotona? Il concetto è proprio quello, non mi annoio, devo a volte riposarmi, ma ti ripeto, c'è chi lavora all'ANAS, quindi devo stare zitto e lavorare a testa bassa, perché anche quando ho le mie 10 ore al giorno di lezione a Ovada di fila, me ne frega niente, cioè nel senso la stanchezza è fisiologica, ma non è una stanchezza di quello che va a spaccare il marciapiedi o le pietre o fa l'asfalto d'agosto, capito? Quindi è quello che ho scelto e non potrò mai in nessun modo lamentarmi. Ti senti un fortunato? Beh, assolutamente sì, perché è una fortuna che ovviamente mi sono creato con le mie mani e con la mia voce, però la fortuna c'è, perché la fortuna è quella cosa che ha fatto sì che Alfio Vitanza nel 95 venisse al locale dove mi esibivo con il mio gruppo, con gli Ars Nova, al Mammunia,
e tornò diverse volte per poi chiedermi il numero e feci il provino per entrare in New Trolls nel gennaio del 96 e da lì partì la mia professione vera e propria. Quindi è nato da quello, quindi New Trolls è... perché sì, c'è un legame forte. Prima c'erano Evanexa, gruppo storico ligure con cui avevo già fatto un disco. Possibile che abbia visto un video io in studio? Sì, assolutamente. Però ti dico, la fortuna è una componente importante. Poi successivamente la fortuna è relativa, perché la fortuna è, nasce dal fatto che tu vieni notato. La devi cercare un po' la fortuna. Perché ti esponi, bravo, perché tu ti fai sentire, canti. È quello che sto cercando di spiegare ai miei allievi, ai ragazzi giovani. È ovvio che oggi sono cambiati tutti i parametri, è andato un po' tutto a gambe all'aria, però se sei bravo e ti impegni non basta soltanto fare lezioni di canto o stare in sala prove, devi in qualche modo esporti. Se ti fai vedere, la fortuna te la crei così. Infatti, poi i miei allievi spesso li coinvolgo in situazioni professionali quando sono meritevoli, quindi sono ben felice che accada tutto ciò. Deve accadere questo. Però sì, la fortuna nasce da anche poi successivamente una botta di culo, scusa il francese, prima o poi ci sta ed è giusto che ci sia ed è sacrosanta e cade dall'alto, però poi il resto te lo costruisci. E però se quella botta di culo ti cade, se tu però comunque sai fare il tuo lavoro, se no sì, oppure se ci sono io a cantare sul palco non... A parte che mi hai fatto quel video bellissimo ieri. No, ma scherzi. Poi può succedere che la botta di terga e di fortuna arrivi. È impazzito. Ce l'ha fatta. Arrivi, ma tu non sei preparato e non sei. E quindi cosa non sei sulla lunghezza d'onda giusta per prenderla, per capirla. E di errori io ne ho fatti tanti e sicuramente ancora ne ho. Quando ha deciso Roberto Tiranti che avrebbe fatto il cantante? Da bambino. Cioè, da quando sì, hai memoria? Sì, da quando avevo. Non è capitato qualcosa che ti abbia fatto decidere di farlo? Sei trovato? Sì. Quindi uno ci si trova. Sì, allora, ti svelo un piccolo segreto di Pulcinella. Bello. Non siamo noi a scegliere la musica, ma è la musica che ci viene a prendere per i capelli. Sempre e comunque. Nessuno di quelli che io conosco, che fanno questo mestiere da tanti anni o che hanno raggiunto dei risultati, lo hanno fatto perché una mattina ha detto oggi faccio il cantante, oggi faccio il musicista. La musica è un'esigenza, un'impellenza, un'urgenza che ti arriva fra capo e collo e non ti rendi conto perché. Magari perché sei nella famiglia giusta che ti stimola. Che ti stimola, no? Anche inconsciamente, cioè mettendo fai un dischi. Po', sì, certo, non ti dice di smetterla, ad esempio. E poi quando capiscono, devi avere la fortuna di avere una famiglia che quando capisce che c'è qualcosa in più ti aiuta. Poi ci sono anche quelli che ci riescono anche quando la famiglia non ti aiuta, sono ancora più capaci. Sono ancora quelli più. Però è questo, cioè è la musica che viene ad acchiapparti. Canto in funzione del basso o basso in funzione del canto? Io sono il padre Maronno del basso, viva Macio Capatonda. Macio Capatonda camminava per strada, gli è caduto in testa un pezzo di stoffa marrone ed è diventato padre Maronno. A me è caduto un basso addosso. Ma canta, quindi hai iniziato a cantare e poi hai iniziato a suonare il basso? Allora, più o meno. O sono tutte e due insieme? Ho cominciato a cantare, suonicchiavo la chitarra. Poi, siccome nel gruppo mancava il bassista, suonavo solo i bassi della chitarra. Allora, a gennaio dell'89, mio padre mi ha comprato il primo basso. E quindi per un po' di mesi ho fatto il cantante bassista. Poi l'ho messo completamente da parte, me lo sono dimenticato. E quando sono entrato nei New Trolls nel 96, Vittorio mi disse: va tutto bene, però te, questo è lo strumento, devi suonare il basso. Quindi meno male che tu avevi già... Sì, ma no. Ero a zero, quindi mi ha dato lo strumento, mi ha detto guarda, hai neanche un mese, poi dobbiamo andare a suonare. Ho detto va bene, allora mi sono messo lì, l'età per avere tempo libero era quella, perché avevo 22 anni, mi sono messo a testa bassa, lui mi ha aiutato ovviamente, Vittorio, e da lì è nato questo connubio che fa sì che io in moltissime situazioni sia cantante bassista e ne sia felicissimo, perché è bello avere lo strumento addosso, è completo, con i Mangalavalli, sono cantante bassista. Sì, perché ti senti un pochino protetto con uno strumento. Ma a me... Alcuni dicono che i cantanti che usano un po' lo strumento... No, non è per quello, per me è proprio il piacere di suonare uno strumento, cioè mi dà una completezza. Ma come fai a suonare il basso e a cantare, Robby? Studi, amico mio, cioè non c'è niente. Io ricordo Nico Di Palo al primo provino con New Trolls, che mi disse, dopo il provino, Vittorio mi disse, te, qua c'è il basso, ti diamo il basso noi. Mi disse, vabbè, d'altra parte se lo fa Sting. E dice, oh, Nico, certo, d'altra bene, parte però, se lo fa Sting, però, sì, certo. Ed è stato candido e carinissimo a dirmi, vabbè, ma me lo disse proprio con... Ma come dire, lo fa un'altra persona per farlo anche tu. E così, voglio dire, piano piano, piano piano mica tanto, nel senso dopo poco mi misi lì, ma spesso mi chiedono,
come mi hai chiesto tu, no? Queste due cose. È molto semplice, studi prima una e poi l'altra. Quando sei sicuro di entrambe le cose, le studi separatamente. Non fai il polpettone di studiare insieme una cosa, tutte e due le cose insieme. Sì, ma non ti viene quella sprescia, quella voglia di farlo, no. di metterli insieme subito, di vedere come viene? Devi avere, questo è un altro problema grosso, devi avere pazienza. Perché io già sono impaziente, no, già mi ci vedo. Io. No, ma devi, a parte che se mi canti come mi hai cantato nel video di ieri... Sembra che ho studiato anni, Ma poi l'imitazione è venuta tutto, proprio... Tutto. C'è uno stile, ti porto giù a Roma con me a doppiare. Non ci vuole fretta, e quando ti dico che non ci vuole fretta, ci vuole pazienza, non dico che devi aspettare 6 mesi, però nell'arco, nel breve lasso di tempo in cui impari bene a capire com'è la parte di basso e a capire com'è la parte vocale, separatamente poi le metti insieme, quindi non ci vogliono anni, ci vuole soltanto un po' di applicazione. Ma questi spettacoli che hai fatto, anche che sono molto più... Al di là del concerto sono molto teatrali, quelli che hai fatto che fai anche con Aldo, sì, quando capita Jesus Christ Superstar. Anche lì hai studiato musical o ti sei improvvisato in quel caso? Anche lì non mi sono mai improvvisato, nel senso che ho fatto ciò. Allora, Jesus Christ Superstar è una mia passione di nuovo da quando avevo 11 anni. Quindi quando la scuola di musica di Arenzano mi propose di farlo nel 91 io ero strafelice. I 10 comandamenti, che è stata una produzione molto grande nel 2002-2003, bellissima, io ci sono arrivato grazie a un caro amico che si chiama Luca Velletri, una delle più grandi voci in Italia del musical, il corista Ballando con le Stelle, corista storico di Sanremo. Ci eravamo conosciuti a Sanremo 97, ci eravamo scambiati i numeri e lui mi chiamò nel 2002 dicendomi: guarda Roberto, che c'è un musical nuovo, una produzione nuova, devi fare il provino, io vado, vieni anche tu, devi fare il provino perché la parte di Ramses è tua. E difatti aveva ragione lui, l'ho semplicemente poi studiata, cioè, e lì, quando sei lì, ti spiegano cosa devi fare, è ovvio che se sei di coccio, però non è, cioè, fa sempre, è tutto parte della stessa famiglia, musica e canto. L'esperienza più bella che ti porti nel cuore? Con Umberto Bindi, e io arrivai a Sanremo, ovviamente io non fui per la prima serata praticamente mai inquadrato se non il venerdì, perché non era prevista la mia presenza nella produzione New Trolls con Bindi, quindi è stato bellissimo, perché arrivammo a fare le prove in teatro, c'erano 3 aste, quindi Alfio, Nico e Vittorio, la mia era spostata 3 metri più in là. Che roba in televisione. Vittorio prende la mia asta e la mette a fianco alle loro. Arriva il direttore di scena, Nocera, pace all'anima sua, la riprende e la riporta là. Vittorio, no, la riprende e la riporta lì. Cioè, balletto. No, non potete metterlo lì vicino a voi, perché lui non era previsto in produzione. Per cui, lo volete? Sì, sta sul palco, ma da una parte. E io non mi fregavo niente. Cioè, io sono a Sanremo sul palco. Ma che cazzo me ne fregavo? Io ho detto, datemi un radio microfono, sto in camerino, che sono felice uguale. Cioè, non mi interessa. Mi si vedeva scendere le scale e poi sparivo. Dopodiché, Pippo Baudo, il venerdì, in diretta Eurovisione, venne giù e disse, arrivò sul palco e disse, e tu cosa ci fai lì? Chi sei tu? E io sono Roberto Tiranti. Quanti anni hai? 22. Bravo, paghi lo scotto del noviziato. Quindi da venerdì e sabato mi inquadrarono. Ed è stata una cosa bellissima. Quindi questa è stata la prima enorme, meravigliosa soddisfazione. La seconda con i Labyrinth nel 98, quando facevamo il Gods of Metal a Milano. E partì una giostra incredibile, perché io entrai nei Labyrinth per divertimento, per gioco, mai più pensavo che sarebbe diventata una delle parti più importanti della mia carriera. Arrivavamo all'area aperta del Forum di Assago e la mattina alle 11:30, quando suonavamo noi, c'erano già 30.000 persone che cantavano già le canzoni che dovevano ancora uscire, perché avevano già sentito un paio di queste, per cui per me fu una gioia, un'emozione incredibile. Poi un'altra meravigliosa con Ken Hensley, quando cantammo nel 2017 ad un festival a Krasnodar in Russia. E alla fine del nostro set suonammo 5 pezzi per e con Alice Cooper. Quindi, ma ce ne sono altre, queste 3 sono le più significative. Ma quanti anni sono comunque di esperienze che dovresti raccontare? Guarda... Dovremmo fare una serie su Netflix proprio a puntate per raccontarle tutte. Sono tante, sono obiettivamente molte. Perché facendo poi a 4 cose insieme alla volta in un anno le possibilità che capitano cose incredibili. No, ma poi sono un vecchio di merda. Cui... Questa la taglio. No, chiedila, perché la verità, ho appena compiuto 49 anni e sono quasi 35 che sono in giro a fare danni.
Quindi ti dico, sono fatto il prossimo anno, come nel 2013-14 feci lo spettacolo al Politeama che si intitolava 40-25, quindi 40 anni, 25 più o meno di carriera, il prossimo anno, 2023, farò 50-35 con ospiti, amici, di, non un'autocelebrazione ma il divertimento di condividere. Di ricordare un po' tutte anni. Le esperienze. Sì, sì. E invece è capitato qualcosa di ridicolo, di assolutamente... che uno dice non ci credo, non è possibile che sia successa una cosa simile. Cavolo, in tutte le cose che hai fatto, secondo me qualche esperienza che ti fa ridere, dici ma no, non ci credo, ma non no, può essermi successo. Più che altro aneddoti, più che altro aneddoti. Di nuovo a Sanremo 96 con i New Trolls, lì mi divertì da morire. Il retro dell'Ariston ha i balconi del palazzo che sono coperti da delle vetrate. C'è il balcone classico, il poggiolo classico, però è coperto con delle vetrate con il finestrone che si apre di sotto sulla gente, c'era un finestrone aperto. Quel giorno dovevano arrivare i Take That e io aspettavo il mio turno con i New Trolls per scendere ed ero sul balcone, andavo avanti e indietro e non mi ero reso conto lì per lì, passavo davanti alla finestra aperta, poi sparivo e sotto non me ne ero data, seconda, terza, a un certo punto me la intaglio. Quindi me ne rendo conto che era perché stavo passando, ma io non credevo. Allora avevo i capelli raccolti, quindi non si capiva chi fossi o cosa non fossi, si percepiva che non ero un giovane. Allora a un certo punto mi nascondevo, uscivo così, cioè... ma una roba, tutte le ragazzine, perché dovevano arrivare i TikTok? Erano convinti che fossi uno di loro. E a un certo punto è finita a sputi, nel senso che io ho cominciato a uscire quando sono... Perché non si veda che rido la telecamera che c'è. Tu. Quando me ne sono accorto hanno cominciato a insultarmi da sotto, no? E allora io facevo i gestacci, le facce, ma è stato divertentissimo, cioè una roba. E poi con i New Trolls, per esempio, con Vittorio, con la storia di New Trolls, soprattutto gli ultimi anni, ma anche prima, andare a suonare era diventato l'espediente per fare le zingarate come gli amici miei. E ne avrei una lista infinita di robe divertenti, a ogni tour saltavano fuori quelle due o tre parole tipiche, poi io mi invento un sacco di stupidaggini. Davvero? Mi invento un sacco di stupidaggini e poi me le dimentico e ho un sacco di amici che mi dicono... Te le vengono a raccontare. Ti ricordi quella volta là che hai detto no, non mi ricordo, perché devo resettarle, perché ne dico talmente... Sì, che non ci stanno poi, capito? E questo per me è lo spirito cioè, è quello lì, la musica deve essere con divertimento, stupidità, ma nel senso buono. E poi al momento... E professionalità. Professionalità. Quella volta in cui hai detto mamma mia che me l'ha fatto fare? Non c'è una volta in cui ti sei detto, prima di salire sul palco, hai detto, madonna, non potevo starmene a casa oggi. Sì, è capitato, però per onestà e per rispetto... Non ce lo racconti. No, è successo. Prima o poi qualche scelta... Io, un altro dei miei problemi... Che dici sempre sì, Robby. Bravissimo. Mm-mm. Questo è un altro dei miei problemi. Ora, ti parlerei di produzioni sulla carta anche piuttosto importanti che si sono rivelate... molto problematiche, però ti ripeto, non credo sia il caso. Sono sempre esperienze, certo, sono sempre esperienze. Sono quelle esperienze che ti fanno capire che non devi dire sempre sì. Sto selezionando un po' di più all'ingresso. Quando però... si cresce si seleziona, sì. In tutto si seleziona, me ne sto accorgendo adesso. Anche nei rapporti umani. Esatto. Ma no, guai. Poi consentimi di dire che in questi due anni precedenti di Covid, purtroppo... si sono svelate un sacco di persone che non avrei mai pensato fossero in quel modo, quindi per carità di Dio, io resto a casa mia, mi faccio la mia vita, però alcune persone le ho fisiologicamente allontanate perché mi sono reso conto che non è stato causa Covid, ma erano già evidentemente così prima e non me ne ero accorto. Esatto. Amen. Senti un po', come dicevamo prima, tu fai diversi generi musicali e anche a livello canoro questo... Insomma, sì. Richiede un impegno, non per dire, non parlo di te che non sei un essere umano, però per gli esseri umani. Ma va, no, io sono più per un ragazzo che inizia a cantare, quanto è difficile riuscire a destreggiarsi tra la musica pop, io quello che sempre, forse perché non sono un professionista, non sono un esperto di musica, e quindi quando vedo te cantare il pezzo dei blu e poi cantare heavy metal con quegli acuti pazzeschi, con quelle
è proprio un'interpretazione musicale diversa, cioè non tutti gli artisti si buttano in questi due generi che sono, insomma, almeno per la mia opinione, gli quasi opposti, cioè uno è molto, no? E tu li affronti con una leggerezza, non leggerezza professionale, cioè con una tranquillità. No, certo. Ecco. Guarda, quella è stata da una parte la mia fortuna, dall'altra la mia nemesi, la mia sfiga, nel senso che io non chiedo mai ai miei allievi di fare cose che non si sentano di fare. Quindi è ovvio che se tu trovi una strada è forse più proficuo per l'eventuale artista perseguire quella strada creando la tua vera identità su quello. La mia identità è tutte le cose che hai detto, ma non l'ho fatto perché, di nuovo è stata una necessità. A me piacciono tante cose, troppe cose, e cerco di farle bene e cerco di farle soprattutto con quel briciolo di intelligenza musicale che ti fa dire che quella cosa la devi cantare in quel modo, quell'altra cosa ha bisogno di altri elementi. Per anni ho studiato lirica, che poi ho messo da parte. La lirica mi mancava. Sì, per diversi anni, ma è stata una cosa che ho poi, in un certo senso, anche se tecnicamente ho continuato e continuo a studicchiare, ma quello è un mondo che richiede un impegno diverso, richiede, se mi consenti, un impegno quasi clericale, quasi da seminario. Quindi quando il mio insegnante, pace all'anima sua, Ottavio Garaventa, chiamò delle persone perché avrebbe voluto farmi fare una strada, io alzai le mani e dissi no. E lui si incazzò con me a morte, mi voleva un bene dell'anima, ma è un mondo meraviglioso di cui non faccio parte, di cui non mi sento di far parte. La vocalità è meravigliosa, è un'espressione vocale gigantesca, stupenda, appagante. Però se vuoi fare lirica fai veramente devi fare, solo è vero che devi fare quello, no, questo non c'è storia. È un uso dello strumento, è un gesto atletico all'ennesima potenza, per cui sì, puoi fare anche dell'altro, ma non come lo faccio io. Non puoi fare professionalmente un cantante pop rock e professionalmente di fare cantante lirico. È una questione di serietà, ma è anche una questione fisica. Quindi io ho alzato bandiera bianca, quando servono dei suoni di quel tipo, qualche suono coerente ancora mi esce. Non certo da vero cantante lirico, ma ho fatto delle cose, dei provini, delle registrazioni di quel tipo e non solo. Però non è una roba da cantante lirico vero, è comunque un background anche, certo, lì che importa. E quando canti esce fuori anche quello ogni volendo tanto. Sì, poi tecnicamente, adesso non voglio annoiarvi con discorsi tecnici, però tecnicamente tutto ciò che è che succede nella lirica succede anche nelle altre vocalità, a differenza che c'è proprio una forma di strumento differente nella lirica, quindi respirazione, appoggio, proiezione, maschera, cioè, tutti gli elementi del canto lirico sono gli stessi che si usano nell'altro canto, solo che là si lavora con una canna molto più grande, con uno sbadiglio. Sì, assolutamente, si tende a lavorare su uno sbadiglio, su una sorta di cupola dentro cui tenere il suono, una copertura, insomma. Sono tanti discorsi, ma non vi voglio assolutamente ammorbare. C'è una cosa che ad oggi ti sarebbe piaciuto fare e che vorresti fare ancora? Cioè, una cosa che ti manca? Un'esperienza che dici, cazzo, questa esperienza ancora non l'ho fatta, a me mi piacerebbe farla. Perché è difficile, io sapendo che hai fatto tutte queste esperienze qua, dici a casa le ha fatte tutte. Qualcosa ti mancherà? Ma ci sono tantissime cose, però veramente tante. Però non è talmente tanto l'impegno che metto. Che metti nelle cose che stai facendo che non hai tempo di pensare. Se ne altre mi ricoverate, mi portate a San Martino, che è qua fra l'altro. Oltretutto ce n'è anche vicino. Vicino apposta, perché non si sa mai. Però no, davvero, scherzi a parte. Sì, poi mi sono anche tolto la voglia, e non me la sono tolta. Ci sto completamente lavorando ancora con le cose in genovese, con Marco Rinaldi, abbiamo fatto dei pezzi insieme. Mi ha dato dei testi stupendi, quindi ho cantato. E questa è una cosa che mi mancava qualche anno fa. Grazie a Marco Rinaldi invece l'abbiamo approfondita e faremo poi un disco il prossimo anno con tutti i pezzi che abbiamo fatto. Sì, ti potrei dire il canto armonico. E un domani non è detto che lo proverò ad approfondirlo in qualche modo. Ma non è una cosa poi che userei per fare chissà cosa, canto armonico, quindi lo sfruttare le armoniche della voce, quindi creare diplofonia, triplofonia.
però ti ripeto, per il mio piacere. Ecco, non un'esperienza lavorativa particolare. No, perché c'è gente che lo fa in maniera incredibile, un po' come nella lirica, per cui arrivo io, Gioppino, Babbeo, a fare sta roba. Lo farei solo per un mio piacere. Dove ti vedi fra 20 anni? Al Masuero. Ancora giovane, Roby, dai, cara. No, fra 20 anni, non so, 20 anni, spero di essere ovviamente ancora qui, perché non sappiamo, non ci è dato sapere quanto tempo abbiamo su questa terra, quindi prendo tutto con estrema filosofia, ma sicuramente sarò ancora dietro a fare danni, sarò ancora in giro sicuramente a fare danni, sicuramente con una scelta di tempi di differenti, perché a 69 anni... Non ti sembra che hai 69 anni, sì, quasi, no, 70, no, quasi 70, quasi, però i capelli, no, sono ancora neri, li tingi. Sì, sì, no, di lato sono bianchi, come Ponzio di lato. Questa è la taglia. No, tienila, tieni tutto. Tengo tutto, tieni facciamo tutto, mettiamo tutto. Un'intervista di sì, sì. 30 minuti completa sul... Per cui ti dico, non lo so, so che sicuramente esistono delle evoluzioni in tutto quello che si fa e mi rendo perfettamente conto di non sapere cosa può accadere. Potrei anche non cantare più, per quanto ne so, potrei anche fare dell'altro, non lo so ancora. È ovvio che la musica sarà sempre una parte fondamentale della mia vita. Stai preparando qualcosa per il prossimo futuro a breve termine? Qualcosa che ci puoi svelare, qualcosa che stai preparando, qualcosa dietro le quinte? Ma no, una cosa sicuramente te la posso dire. Il 5 febbraio, per chi vuole, potrete venire a Milano, all'auditorium della Sinfonica di Milano, perché con, appunto, quella meravigliosa orchestra faremo Emerson, Lake and Palmer, quindi Pictures at an Exhibition con l'orchestra, dove io farò di nuovo il cantante bassista, e quasi sicuramente anche il primo concerto grosso dei New Trolls e alcuni brani staccati dal secondo concerto grosso e anche qualche altro brano a tributo a Vittorio. Di notte dormi? Cioè, notte dormo, sì. Cioè, sì. Quando provi? Quando ho tempo, quando mi metto lì e faccio le mie cose. Adesso... Quindi probabilmente tu hai tipo quel giratempo di Harry Potter, quelle robe. Bravo. Lì. No, a volte ci vorrebbe. Però ti dico... Ha trovato un'ora per fare una chiacchierata con me oggi anche. Bello lui, no, sono ben felice, ti ringrazio. Ringrazio te, ringrazio Zenart, perché siete preziosi in tutto quello che fate, come lo fate, per cui... Sì. Siamo belli anche esteticamente. Siamo sex symbol, sì. Cioè, di cosa stiamo parlando? Siamo belli anche esteticamente. Ah. Sì. Più io che... Oddio! Travidi! Siete belli, cioè avete una beltà... La più carina è Monica, ovviamente, abbiate pazienza, ma qui mando un bacio. Però anche voi non siete assolutamente male, anzi. Grazie Roberto. Grazie a voi, grazie a te Ciccio. Felicissimo. Sei sempre più bello. Anche voi, ci avete questa... Sai cosa c'hai? Lo sguardo sereno. Di chi è, sì, di chi è, di chi è contento, è di quello che fa. Sono un po' stanco perché ho trottato tanto ultimamente, però sono... hai ragione, sono sereno per mille motivi, da quello lavorativo a quello emotivo, una moglie fantastica, due cani meravigliosi. I cani li vediamo perché sono star dei social. Beh, assolutamente. Per cui sono in un periodo, scusate se tocco i gioiellini di famiglia, guarda, io ti dico una frasona d'effetto che finirà in un mio brano. Noi tendenzialmente, non tutti, però tendenzialmente l'essere umano vive nel passato, preoccupato e spaventato del futuro e orfano di un presente assente. Se ci pensi, il presente è qualcosa di quasi inafferrabile. Io sto parlando, ma quello che ho detto è già il passato, no? Banalmente. Per cui, se invece cominciamo a capire che ciò che stiamo vivendo nel momento in cui lo viviamo non è altro che la preparazione per il futuro, quindi buone azioni, una buona costruzione della nostra persona, dei nostri progetti, non può far altro che portare ad un futuro. Poi, per carità, la sfiga c'è, perché non possiamo negarlo. Però, altresì, sono in contrasto con quelli che dicono che il nostro destino sia già scritto e già segnato. Il nostro destino è figlio di chi siamo, è figlio delle nostre azioni, senza arrivare a Freud che parlava del subconscio, quindi le persone che incontriamo nella vita sono già dentro di noi il subconscio, ma questo siamo un po' esagerato, forse. Non voglio criticare Freud, per carità di Dio, però io credo davvero che
noi siamo il frutto di quello che abbiamo voluto, pensato e creato in quell'inafferrabile presente. Con questo salutiamo Roberto Tiranti e vedremo le prossime avventure di questo ometto qua, che fa sempre un sacco di cose. Grazie ragazzi. Alla prossima, un saluto da Zenarte e ciao ragazzi. A tutti.